Allora, appena dopo pranzo è il momento utile per parlare di GDPR e di privacy e di altre cose. Vabbè, ce la posso fare. Allora, un anno dopo ci ritroviamo col GDPR ormai ben in atto da un po' di tempo e andiamo a vedere le lesson learned, andremo a vedere durante questo talk un po' le lesson learned che abbiamo proprio imparato in un anno, a un anno di distanza, e cosa Postgres ci ha aiutato a fare. Chi sono? Allora, mi chiamo Dennis Gasparin, come diceva giustamente prima, non ho cambiato nome nel frattempo. Allora, sono ingegnere informatico, sono CTO di Esosfera, un'azienda che si occupa di business process automation. In particolare andiamo ad automatizzare i processi di business delle aziende verso la loro clientela. Quindi utilizziamo strumenti come bot, linguaggio naturale, intelligenza artificiale per automatizzare questi tipi di processi. Da sempre sviluppo soluzioni basate su Postgres in svariati linguaggi. Mi occupo anche dell'architettura in cloud. Ho fatto anche il database administrator e dopo finisco, e ho contribuito anche allo sviluppo del driver PHP, del driver PDO per Postgres di PHP. Bene, allora dicevamo, GDPR un anno dopo, la situazione per molti è stata, per altri adesso insomma si può ammirare un buon paesaggio delle Dolomiti, queste sono le Dolomiti di Funes, in Val di Funes, oppure c'è stato anche chi ha detto chi se ne frega, okay. Beh, insomma la condizione, ci sono tutte e tre le condizioni probabilmente. Allora, vediamo un po' le lezioni che abbiamo imparato nel corso di quest'anno, in realtà di più di un anno, perché un anno fa bisognava essere compliant, il 25 maggio del 2018 la legislazione è entrata in vigore. Allora, abbiamo capito che la privacy è importante e soprattutto c'è una maggiore sensibilità da parte degli utenti e maggiore consapevolezza che la privacy è importante, quindi è anche un valore aggiunto per i prodotti che andiamo a sviluppare. Per i nostri clienti, chiaramente, dire che abbiamo utilizzato tutta una serie di misure. Dall'altro lato abbiamo imparato che la privacy by design è un principio fondamentale, a maggior ragione perché è affermato nel GDPR. Nei nuovi progetti è facile applicarla, nei progetti esistenti è stato un po' più complicato. E a livello di organizzazione sicuramente ha aiutato anche il mantenimento di un registro del trattamento dei dati, cioè il fatto di dover tracciare tutti i processi, tutti i punti in cui i dati vengono trattati e da chi. E con Postgres possiamo dormire sonni tranquilli? Beh, io direi, visto che siamo in un periodo di elezioni, ho usato... Allora, direi di sì, Postgres è un database molto stabile, molto sicuro, ci sono aggiornamenti di sicurezza costantemente, c'è una buona comunità che lavora molto bene, lo vediamo anche oggi che abbiamo due contributor di Postgres, due sviluppatori core di Postgres qua con noi. Quindi possiamo lavorare, possiamo dormire a sonni tranquilli. Ma avendo un grande potere tra le nostre mani, il mitico... Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Sapete chi è questo, no? È zio Ben, no? Non l'ha detta zio Ben la frase, comunque l'ha detta Voltaire un po' di tempo fa. In ogni caso, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Cioè, cosa vuol dire? Che dipende da come usiamo Postgres, se effettivamente rispettiamo il GDPR o meno. Non è colpa o merito di Postgres se effettivamente rispettiamo la parte di regolamento. Allora, un database per definizione contiene dati, giusto? Quindi probabilmente anche molti dati personali. Sono i dati cioè che consentono di identificare una persona in modo esplicito, implicito, indiretto o diretto. Cioè vuol dire io, guardando alcuni dati, non serve che magari abbia il nome e cognome, posso anche identificare una persona dal solo numero di telefono, ad esempio. Di conseguenza, chiunque entra in contatto con un database rientra nella definizione, preferisco quella inglese, di data processor, cioè di persona che utilizza il dato. In italiano è stata tradotta come responsabile del trattamento e ci viene in mente la figura del responsabile. In realtà, come data processor rientra tranquillamente uno sviluppatore che accede ai dati, rientra un amministratore di database a maggior ragione, rientra anche un ingegnere DevOps che deve organizzare e strutturare i nostri server e molte altre persone.
a livello di sicurezza, nel considerando, si scrive così, sono andato a vedere un vocabolario che non ci credevo, ma comunque il considerando è un anticipo, nel considerando 39 è un anticipo all'interno della GDPR, c'è scritto che i dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza, riservatezza, per impedire l'accesso e l'utilizzo non autorizzato dei dati personali, e via dicendo. Ne consegue che a livello di database dobbiamo a identificare gli utenti che si collegano alla database. Non possiamo lasciare che chiunque si colleghi con un account Postgres, non vuol dire nulla, dobbiamo sapere chi ha avuto accesso a cosa. Dall'altro lato dobbiamo indicare quali sono le modifiche, quali sono le operazioni fatte sul database e chi può fare cosa. Questo è importante, ad esempio, per indicarlo nel registro del trattamento dei dati. Anche qua la frase, il titolo l'ho un po' accorciato, ovviamente non è che devo rendere un database Postgres compliant, ma la mia applicazione, il mio sistema che deve essere Postgres compliant. Allora dobbiamo agire su più fronti comunque lato database. A livello di sicurezza, sull'accesso al database e sulla visibilità dei dati. Ovviamente anche sull'aggiornamento del software. A livello di tracciabilità dobbiamo tenere traccia di chi può vedere cosa ed eventualmente segnalarci con degli alert automatici le problematiche di un utente che ha provato ad accedere a un oggetto a cui non aveva accesso. E poi c'è anche la tematica del backup dei dati, che è un film a sé stante, ma cercheremo di vedere tutto, ce la posso fare in 40 minuti, me ne restano 34, quindi ce la posso fare. Ma che vada, se vedete che inizio a correre sapete che sono in ritardo. Allora, vediamo il primo passo. Come Postgres gestisce la sicurezza in ambito di accesso e visibilità dei dati? A livello di accesso mette a disposizione un file che praticamente c'è da sempre, ho iniziato a usare Postgres dalla versione 7 e c'era già, il file pghconf che determina chi può accedere al database, con che protocolli di autenticazione, di sicurezza e anche che filtri eventualmente utilizzare per indirizzi IP e database. Fra poco ne vediamo un esempio. I permessi invece, cioè cosa posso vedere una volta che ho avuto accesso al database, lo posso sapere tramite i ruoli, cioè lo posso gestire tramite i ruoli. Vedremo anche un argomento molto importante che è stato introdotto dalla 9.5, se non sbaglio, di Postgres, che sono le raw security policies, con alcuni esempi, e quindi anche come limitare operazioni sulla struttura dei dati e via dicendo. Allora, pghconf, come si utilizza molto spesso in ambito di networking, quindi firewalling, eccetera, cerchiamo di utilizzare il criterio del privilegio minimo, cioè non apriamo tutto a tutti e poi andiamo a togliere dove serve. No, blocchiamo tutto a tutti e poi abilitiamo quello che serve. Ok? È un principio che viene utilizzato normalmente anche in ambito di networking, appunto in firewalling e via dicendo, in genere nell'ambito della sicurezza. Questo che vediamo è un esempio di pghconf. Allora, la prima colonna ci dice il tipo di connessione, dove cioè indichiamo una connessione di tipo locale. Vuol dire che possiamo collegarci non via rete, ma solamente tramite un socket che viene aperto, un pipe che viene aperto localmente. Host ci consente di collegarci via rete, come anche host SSL. Host SSL forza il protocollo SSL. Con database possiamo filtrare i database in cui vogliamo che quella riga gestisca. Quindi ad esempio la prima riga potrei dire da locale ti puoi connettere solo al database template 1 da Postgres, in questo caso sono indicati tutti. Posso limitare per utenti oppure posso limitare, questa è una cosa che non tutti magari sanno, ma esatto, a un gruppo di utenti, ok? Quindi posso mettere una chiocciola davanti, quel gruppo di utenti viene determinato da un file presente all'interno della stessa cartella del pghconf dove ho un elenco di utenti. Limitare per indirizzi, con le classiche maschere di rete, e il metodo di autenticazione. Trust vuol dire che non chiede la password, quindi è il caso di non abilitarlo, se non all'utente Postgres per operazioni di manutenzione e quant'altro. In questo caso dovrò tenere traccia e abilitare solamente l'utente root oppure alcuni utenti della mia macchina a diventare l'utente Postgres, perché potranno accedere al database senza artene parte, cioè senza nessuna limitazione. Posso avere l'autenticazione di tipo plain, in questo caso i dati di autenticazione sono passati in chiaro, non è il massimo ovviamente a livello di GDPR, quella classica, l'MD5, che è quella utilizzata, ma vedremo fra poco che limitazioni ha,
Quella da utilizzare con le versioni della Postgres 10 in avanti è la Scrum SHA-256. Quindi, ove possibile, cerchiamo di utilizzare questa. La MD5, vado velocemente, ha una serie di problematiche. Ormai un computer normale riesce a calcolare svariati milioni di hash MD5 in poco meno di un secondo, in un secondo all'incirca. È possibile replicare rapidamente, andate a vedere quel link perché è bello, ho scoperto una cosa che non sapevo, in termini di statistica sono sempre stato negato, però è interessante, il fatto che ci siano delle hash collision, cioè posso generare lo stesso MD5 partendo da due stringhe diverse e la probabilità non è poi così bassa. E poi le stolen hashes, nel senso che se andiamo a vedere la tabella PG Shadow, PG ID, troverò la MD5 della password degli utenti, quindi un super utente potrà collegarsi semplicemente guardando quella hash, perché basta passarla. Quindi da questo punto di vista non è il massimo della vita, soprattutto bisogna capire che fiducia si ha nei confronti di chi ha i permessi di superutente. Cercare di usare l'SSL sempre anche in rete locale, soprattutto se si usa il Wi-Fi, perché comunque i dati sono teoricamente visibili da tutti. E ove possibile richiedere l'autenticazione con certificato SSL anche lato client è un modo per rafforzare chi può collegarsi e ovviamente consentire l'accesso al database ai soli IP che ne hanno bisogno. Veniamo alla parte più corposa, che è quella dei ruoli a database, che andranno a introdurre anche la parte delle raw security policies. Allora, un ruolo può identificare un utente in Postgres, ma non solo, anche un gruppo di utenti, ok? E può particolarmente, in primis, possedere un gruppo di oggetti. Da questo può essere una tabella, una funzione, un trigger, e via dicendo. Sugli oggetti di cui è proprietario, un utente può assegnare privilegi ad altri ruoli, usando il comando grant. Un ruolo può anche ereditare i permessi da un altro ruolo, questa è una buona cosa perché vuol dire che possiamo creare un gruppo, cioè un ruolo che ci farà da gruppo, e poi assegniamo quel ruolo, quel gruppo, ad altri utenti. E soprattutto, ad esempio, potremmo creare Table Viewer, Table Editor, due ruoli, uno che riguarda solamente gli utenti che possono vedere i dati e uno che li può anche modificare, e poi assegnarli ai singoli utenti usando questa sintassi. Grant table viewer to Mario Rossi potrà fare solo select, e grant table editor table viewer Angelo Verdi, che invece potrà fare tutto. Considerazioni. Allora, privacy by design, quindi quando progettiamo un'applicazione cerchiamo di identificare i gruppi e i permessi necessari per creare i relativi ruoli opportuni. Questo vuol dire anche privacy by design, cercare di ottimizzare e di identificare prima chi avrà accesso ai dati. Lavorare per composizione è un po' quello che ho fatto vedere due secondi fa, assegnando cioè più gruppi allo stesso utente. E i ruoli sono anche utili per documentare in modo sistematico il registro del trattamento dei dati personali, perché a livello di registro dei dati, del registro del trattamento dei dati personali dovrei indicare cosa può fare ogni utente, però se ho 100 utenti che accedono al database, per ogni utente devo indicare cosa può fare. Se ho dei gruppi, posso dire ho tre gruppi, 50 utenti sono su questo gruppo, 30 sono su quest'altro e 20 sono su quest'altro. Cioè riduco e semplifico la creazione del registro del trattamento dei dati. I ruoli sono fondamentali, adesso lo andremo a vedere con un po' di esempi, anche nella gestione della visibilità dei dati, non solo con il grant per fare la selezione, ma anche per riga e per colonna. Adesso lo andremo a vedere. Allora, le raw security policies limitano per ruolo le righe che possono essere ritornate, modificate, inserite e cancellate. Quindi posso gestirle in modo assolutamente libero. E anche le colonne che posso selezionare, vedere, aggiornare e modificare. In realtà, qua ho cercato di sintetizzare, però le colonne non c'entrano con le raw security policies, si usano con un grant direttamente, ok? Le raw security policies non sono abilitate di default su una tabella, ma le dobbiamo abilitare con un comando tipo questo, alter table medical examination enable raw level security. Di default viene abilitata una raw security policies che consente all'owner della tabella di vedere tutti i dati. Se non lo vogliamo, dobbiamo dire force raw level security. In questo caso
avremo una politica assolutamente restrittiva, cioè nessuno potrà vedere i dati se non il super utente. Attenzione, possono, dicevo, essere bypassate dai super utenti e dagli utenti che, quando andiamo a creare un ruolo, dobbiamo dirgli ad esempio login per dargli il permesso di poter fare login. Se hanno questa flag impostata, bypass row level security, potrà bypassare le row level security. Allora, vediamo un esempio. Creo la tabella con un ID, ho un paziente, ho Word, non vuol dire magazzino, ma vuol dire reparto, ok, spero di aver tradotto giusto. History e diagnosis indicano l'anamnesi e la diagnosi per un paziente, ad esempio, ok? Allora, andiamo a inserire due utenti all'interno della nostra visita, un Rossimari in ortopedia e una, giustamente, un Dolores de Panza in stomatologia, ok? Per chi capisce il Veneto si capisce, insomma, comunque. Allora, Rossimario ha male al piede e invece Dolores de Panza, ovviamente, non, mi spiace per lei, non può mangiare le bistecche, però vabbè, insomma, non importa. Ok, abbiamo inserito questi due record. Ora, supponiamo di avere... di andare ad abilitare la row level security, creiamo due ruoli, uno per il primario di ortopedia e uno per il primario di stomatologia. Ci colleghiamo come uno dei due, ad esempio come primario di ortopedia, e proviamo a fare una select. Questa select ritornerà permission denied, non perché abbiamo abilitato le row level security, ma perché non siamo proprietari della tabella, l'avevo creata prima come superutente. Allora, come superutente dico grant select insert do tutti i permessi di selezione sulla tabella e anche, ovviamente, non devo dimenticarmi l'uso sulla sequenza che avevo creato con prima usando il serial come campo, perché altrimenti comunque non riuscirò a fare l'insert. Se ora proverò a fare la select, sorpresa, non avrò nessun dato. Perché? Perché entra in gioco la row level security. Di default solo il proprietario può vedere i dati, l'altro non riceve un errore, ma vedrò come la tabella non contenesse nulla. A questo punto vado a creare due policy, una ortho workers e una stoma workers, con i nomi, insomma, è stato bravo, in cui diciamo per il primario di ortopedia, ad esempio, che quando viene usata il reparto ortopedia ritorni tutti i record, in sostanza, che appartengono a quel reparto. A questo punto, nel momento in cui ho definito le politiche come superutente, faccio una select senza arte né parte sulla tabella, avrò solo i dati di ortopedia. Questo lo vedo perché il mio utente è un primario di ortopedia, l'ho creato nella riga precedente. Questo andrà bene anche nel caso del delete, solo una riga verrà cancellata perché è quella che posso vedere. Nel caso dell'update, se provo a fare un update cambiando di reparto la persona, mi dirà che non ho aggiornato nessun record. Perché? Perché sto indicando il reparto sbagliato, cioè quello su cui non ho visibilità. Oltretutto, se proverò sempre come primario di ortopedia a inserire un dato all'interno della stomatologia, riceverò un errore dove indico che violo le row level security policies. Allora, una cosa importante è che il check per le row security policies viene fatto subito dopo il trigger before row. Questo è normale, perché se fosse stato fatto prima, il trigger avrebbe potuto modificare i dati dell'insert o dell'update o di quello che stavo facendo e quindi violare la row security policy. Quindi, appena è stato eseguito il trigger before row, a questo punto scatta la row security policy. È possibile distinguere il check fatto per select e delete, dove ho essenzialmente una selezione dei dati che voglio vedere e dei dati che voglio cancellare, rispetto al check fatto per insert e update. In questo caso si usa la sintassi using word uguale orthopedics, che è la stessa che abbiamo usato prima. With check, in questo caso ho usato una store procedure PGS role che va a indicare se l'utente attualmente collegato al database ha, ad esempio, il ruolo
orthopedics insert, cioè se può, è un ruolo che mi sono inventato per dire può fare l'inserimento a database. Se l'utente ha quel ruolo potrà fare l'inserimento, altrimenti no. Nel caso in cui ci siano più security policies applicabili, di default Postgres fa OR, quindi ne basta una che vada bene e il dato viene ritornato. Se vogliamo invece che venga usato LAND, si deve utilizzare AS Restrictive. Allora in questo caso, tra tutte le row level security policy definite su quella tabella, viene fatto LAND. PGDump cercherà, in base all'utente che sto utilizzando per collegarmi, di disabilitare le security policy, ovviamente. Perché? Perché deve fare il dump di tutti i dati, non solo di quelli che posso teoricamente vedere. Ok, se no non sarebbe un vero e proprio dump. Comunque questo bisogna tenerne conto, eventualmente ritornerà un errore nel caso. L'ho messo in corsivo in questo caso, ma visto che parlavamo di visibilità dei dati, l'ho introdotto, il discorso delle colonne. Allora, come gestire la visibilità per colonna? Attualmente abbiamo visto come filtrare i dati per riga. Se volessimo filtrare i dati, cioè evitare che, ad esempio, un'infermiera non possa vedere l'anamnesi, la storia di un paziente, ma solo la diagnosi, perché ci sono scritte, che ne so, le medicine che deve dare, via dicendo, in questo caso creo il ruolo infermiera e il grant per fare la selezione indicherà anche le colonne su cui posso effettivamente fare la selezione e quindi poi andrò ad aggiungere anche l'infermiera alla policy relativa. In questo caso, se provo a fare un select asterisco da medical examination, avrò un errore, permission denied, perché proverò ad accedere a una colonna che in realtà, a cui in realtà non ho accesso. Quindi Postgres non fa il filtro in automatico e guarda quali sono le colonne su cui ho grant e me le toglie, ok? Devo farlo io, quindi devo indicare ID, patient, word e diagnosis, ok? E questo funziona correttamente. Quindi da questo punto di vista bisogna stare attenti se si usano strumenti tipo ORM e quant'altro. Vai. Domanda, se fai select count, sta... Non ho provato. No, penso te lo lasci fare, teoricamente. Secondo me non te lo fa. Altrimenti fai... Perché la star te la esplode... Mal che vada fai il count su ID. Scrivi, invece di scrivere count star, fai count ID. O count 1 va bene uguale. L'importante è non farlo su un campo che ha dei valori nulli, perché sennò non te li conta. Ok, allora abbiamo affrontato la prima parte. Un'altra domanda? La differenza è che i campi vanno dichiarati tutti. Se ho per esempio 300 campi, vanno scritti tutti? Se voglio ottenerli tutti, sì. Se voglio ottenerli tutti, sì. Non posso fare un select asterisco, per il motivo che dicevo prima. Se ho indicato nel grant solo alcuni campi, ok? Se fosse la possibilità di assegnare un campo a un gruppo, no, si fa una vista eventualmente. Dopo, eventualmente, se c'è da gestire insert e quant'altro, in questo caso bisogna usare le regole, diventa un po' più complicato. Allora, vediamo ora un altro punto del GDPR, che è quello di mascherare o comunque non rendere visibili i dati particolari. Cosa sono i dati particolari a livello di GDPR? Sono i dati, oltre che personali, cioè che mi consentono di identificare un utente, quei dati ex sensibili a livello di legislazione italiana, che sono dati relativamente alla salute della persona, informazioni politiche, di razza e via dicendo. Abbiamo due condizioni per fare il mascheramento. In transito e at rest, ne sentirete parlare molto. In un talk che viene fatto dopo da Francesco Canovai si parlerà sia del mascheramento proprio in ambito di criptazione, quindi vi invito eventualmente, se siete interessati, ad andare a vedere quel talk. In transito andiamo a verificare, cioè vuol dire che andiamo a criptare sostanzialmente i dati dove passano, e quindi in questo caso l'ideale è utilizzare SSL. At rest abbiamo svariate modalità e come andiamo a memorizzare i dati su disco. Quindi possiamo utilizzare disk encryption o column encryption, ad esempio usando l'estensione pgcrypto. Abbiamo un'altra metodologia che poi andiamo a approfondire, che consente quella di trasformare i dati in modo tale da renderli non più riconoscibili, ma simili a dati veri. Allora,
Nel caso della disk encryption, ovviamente protegge i dati da copie non autorizzate dei dischi. Vuol dire che se ho criptato il disco, entra in sala server qualcuno, mi prende il disco, se lo porta via non se ne fa nulla, perché i dati ovviamente sono criptati. È attivabile dal sistema operativo e ovviamente in fase di avvio, o comunque quando devo fare il mount del disco rigido, mi chiederà la password. Anche in cloud il disco può essere criptato, anzi in cloud potremmo attivare una doppia criptazione. Ad esempio nel caso di Amazon abbiamo KMS che consente di criptare, di avere una chiave a cui solo alcuni utenti hanno accesso e quindi potranno vedere i dati e montare e utilizzare quel disco solo se hanno effettivamente accesso a quel disco. Dall'altro lato possiamo anche criptare, aggiungere la criptazione con il, a livello di sistema operativo. A livello di column encryption citavo PG Crypto, ne parla dopo anche Francesco, quindi vado via veloce. È un'estensione che è disponibile con Postgres, consente di usare algoritmi simmetrici e asimmetrici per criptare i dati della singola colonna, però ha un po' di limitazioni. Le password e le chiavi di norma sono passate via query e quindi di conseguenza è consigliabile utilizzare SSL o connessioni locali, cioè che non passino via rete, ma le password e le chiavi potrebbero essere leggibili dagli amministratori di sistema. Perché? Perché fisicamente possono leggere i log delle query e quindi materialmente vedere la password che è stata scritta. E in più è lento perché cripta ogni singolo campo e quando facciamo un update su una tabella molto grande chiaramente risulta problematico. E quindi va sempre valutato se usare una criptazione lato client o lato database. Scegliere, cioè se criptare i dati prima lato client, lato applicativo o lato database. Per alcuni casi d'uso ci sono delle strategie invece che risultano molto utili, soprattutto se dobbiamo utilizzare dei dati per fare testing, per fare statistiche e memorizzarli magari a lungo tempo sempre a scopo statistico. Mi spiego. E se ho un campo con nome e cognome dell'utente e voglio avere comunque un riferimento non reale dell'utente, potrei generare, cambiare quel record nel momento in cui lo vado a memorizzare nell'ambiente di statistica, cambiare quel record mettendo un nome e cognome diversi, generati a caso. In questo caso i dati li posso conservare, non sono più riconducibili alla persona originale, ok? Ovviamente ho fatto l'esempio nome e cognome, in realtà andrebbe analizzata tutta la stringa. Ricordiamoci che il GDPR dice implicita o esplicita in termini di identificazione. Allora, in questo caso, tante volte, soprattutto nelle elaborazioni di machine learning, i dati vengono, tra virgolette, anonimizzati usando un ID, e i dati reali memorizzati su un altro sistema e poi si passano i dati a fornitori esterni che fanno, o a macchine esterne che fanno l'elaborazione solo delle parti dei dati che servono e poi le altre vengono ricondotte successivamente. È una tecnica utilizzabile però complicata. Altre tecniche che citavo prima sono il faking, shuffling e scrambling. Mi sono divertito a trovare questi termini perché allora il faking vuol dire la sostituzione, quello che dicevo prima, di dati personali con dati più o meno analoghi. Shuffling invece i dati li andiamo a mescolare per colonna, quindi vuol dire che se abbiamo una colonna dove abbiamo tutte le date di nascita le mescoliamo a caso, otteniamo delle persone diverse. Oppure uno scramble parziale, classico sulle carte di credito, mascherare cioè parte del dato stesso. Allora, Postgres ha un'estensione che è stata realizzata da, mi sembra una società francese, adesso il nome mi sfugge, scusatemi. Siete grandi. Non l'ho fatto apposta, giuro. Allora, ce la posso fare. Da questa società francese, Dalibo, è correntemente sviluppata e consente di usare due strategie in termini di masking, dinamico oppure con distruzione permanente. Dinamico vuol dire che i dati li manteniamo corretti a livello di database, ma li mascheriamo in tempo reale quando un utente si collega al database. Oppure possiamo avere una distruzione permanente, vuol dire che andiamo ad alterare i dati fisicamente a database. L'installazione è molto semplice, quindi la potete leggere da qua, ma comunque le istruzioni sono indicate sul sito. Vediamo qualche esempio. Nel caso del faking, uso l'estensione, faccio una select anon.load per caricare i dati da usare, i nomi e cognomi e altri dati finti da utilizzare.
Quindi posso andare a distruggere fisicamente i dati sulla medical examination che avevamo visto prima, impostando un fake last name e un fake first name, e ottengo come risultato dei nomi sicuramente plausibili dal punto di vista italiano, però ovviamente abbiamo anche la possibilità di caricare dei dati nostri se vogliamo, quindi di caricare dei file CSV che ci consentano di customizzare i nomi e i dati che usiamo. Questo anche a livello applicativo torna utile, perché se abbiamo anche delle interfacce che consentono di navigare sui dati, vedere, analizzare, avendo mascherato completamente i dati, però avendo generato dei nomi più o meno reali, risulta bella anche l'interfaccia, cioè altrimenti troveremo XXXXY, se non si legge niente. Per lo shuffling invece, allora, qua bisogna fare attenzione, se usiamo shuffle column, nonostante facciamo una select, quella stored procedure è distruttiva, fa in realtà un update sulla colonna patient mescolando i dati. Qua prima erano invertiti, ok? Quando l'ho eseguita, adesso sulla slide prima, record 1 corrispondeva a billettier urbano, non so come si legga, e adesso invece è stato invertito, ok? Mette a disposizione anche altre due store procedure che sono add noise on numeric column e add noise on date time column. Ad esempio possiamo quindi alterare in modo assolutamente randomico una tabella che consenta delle date di nascita e altri dati, ma con lo scopo appunto di generare del rumore e non rendere identificabili i dati. Questa è interessante, va testata, l'ho testata, nel senso che l'ho provata, però va analizzata con dettaglio nel modo in cui si va a implementarla. Consente di mascherare i dati in modo dinamico utilizzando MaskInit. Posso creare il ruolo Masked Elephant, ok? E con un commento sul ruolo dico al ruolo Masked Elephant che è mascherato e poi indico la store procedure da utilizzare, quella che ho usato prima, ok? Si legge. Mi collego come Masked Elephant e vedete che i nomi degli utenti sono cambiati rispetto a prima. Perché? Perché vengono generati a runtime. Nel momento in cui faccio la select, per ogni record l'estensione interviene e mi ritorna dei dati nuovi. Se vi siete mai fatti la domanda come è fatto un elefante mascherato, l'ho trovato qua. Ecco, a livello di performance, ovviamente Dynamic Masking è impattante, perché a ogni riga ritornata deve eseguire la store procedure che abbiamo visto prima, quindi rallenta molto in termini di performance. Se dobbiamo generare dei dati di testo, dei dati statistici, conviene utilizzare dei materialized views, dove inseriamo fisicamente i dati già elaborati. Oppure se dobbiamo produrre dei dati di test a partire da tabelle molto grandi, usiamo la funzionalità table sample disponibile con select e estraiamo solamente i dati che ci servono e poi su quelli applichiamo le funzioni di anonimizzazione. Veniamo agli ultimi due argomenti, audit e alerting e backup. Sono gli ultimi due, ma ce la posso fare, sono in tempo teoricamente. Allora, già l'anno scorso ne avevo parlato durante uno dei talk che avevo fatto l'anno scorso. Il PG Audit è un'estensione che è sviluppata dal core di Postgres, è disponibile dalla versione 9.5 e trasforma tutte le operazioni eseguite sfruttando i meccanismi standard di logging di Postgres in righe di log. È disponibile da 9.5, dicevo, e adesso andiamo a vedere qualche esempio. Logga le varie tipologie di classi, i ruoli, funzioni, DDL eseguiti e via dicendo. Possiamo decidere di attivare il logging all'interno di una sessione, quindi all'interno di una connessione, oppure per utente, per oggetto in realtà, quindi anche tabella, utente, Postgres database ad oggetti, quindi ogni cosa di fatto è un oggetto. Ecco, questo è un classico esempio in cui se vogliamo monitorare, che uno, qua ho messo il create, ma supponiamo sia un drop, e voglio vedere chi ha fatto drop table e mi fa una procedura in quel modo, dove fa la concatenazione del nome, il logging standard di Postgres mi logga questo. Quindi se cerco la mia important table non la troverò mai, perché l'utente me l'ha scritta in modo diverso. PG Audit, oltre a loggare il comando eseguito, logga e traduce i dati eseguiti, quindi l'operazione create table in questo caso, la tabella e lo schema e lo statement completo eseguito. Quindi andando a monitorare questo dato riesco a vedere e a capire esattamente cosa ha fatto
un utente. Questo vale non solo ovviamente per i create e quant'altro, ma anche per altre operazioni. Allora, l'installazione è abbastanza semplice, si può installare, sono i pacchetti disponibili via apt, ma si può installare anche dai sorgenti. Ricordarsi di aggiungere pgaudit shared preloaded libraries e poi, se volessimo tracciare tutti i comandi eseguiti da un ruolo, possiamo impostare pgaudit.log a all per l'utente orthopedic head. Allora, il regolamento parla anche di accountability, che vuol dire la responsabilizzazione dei titolari e responsabili. In particolar modo, cosa si intende? Si intende che si deve dimostrare, sapere e si deve poter dimostrare l'adozione concreta di comportamenti proattivi al fine di implementare le misure che sono necessarie o utili. Possiamo usare Ansible, ad esempio, quindi uno strumento DevOps, ce ne sono altri, per forzare e assicurarsi che le regole vengano rispettate. Quindi uno strumento DevOps più Continuous Integration consente di lanciare costantemente Ansible sul nostro server per verificare che la configurazione sia corretta. Gli script di fatto che andiamo a scrivere di Ansible costituiscono essi stessi documentazione di quello che stiamo facendo, ok? Perché di fatto sono abbastanza leggibili, ovvio che magari li andiamo a documentare. Vale nel bene e nel male, nel senso che se gli script sono scritti correttamente va bene, se sono scritti male dimostriamo che abbiamo fatto la cosa male, vabbè, però comunque ci sono. Dall'altro lato, se li accoppiamo, ed è norma, con strumenti tipo Git, Mercurial, eccetera, abbiamo anche la storia di quello che abbiamo fatto nel corso del tempo. Quindi sappiamo perché un certo giorno abbiamo una riga di commit che dirà abbiamo abilitato quel particolare utente ad accedere al database con un certo ruolo. Vabbè, questo è un po' complicato, quindi vado veloce, però è un esempio di script Ansible in cui forzo l'installazione di Postgres a una certa versione e soprattutto mi assicuro che sia installato anche pgaudit. E dopodiché forzo anche che l'utente X abbia, quando si collega, vengano loggati tutti i suoi statement. Nella seconda slide, ancora più articolata, la prossima ho scritto in piccolo così, quindi preparatevi. vado a vedere, in questo caso eseguendo un comando PSQL, vado a vedere in PG Settings, per tutta una serie di settings che ho qua indicato, che sono quelle che vorrei che fossero impostate, ad esempio che venga caricata nella shared preloaded libraries pgaudit so, vado a verificare che effettivamente siano impostate. Se per caso una di queste fallisce, il mio playbook fallirà, me ne accorgerò, vuol dire che qualcuno è andato a modificare inavvertitamente o avvertitamente cioè la configurazione del database. Arriviamo all'ultimo punto, quello dei backup. Allora, il considerando 39 del GDPR, che è sempre un pippone lungo una trentina di righe, poco prima di quello che avevamo visto prima, dice anche: onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Ecco, lato backup, più che rettificati ci interessa il cancellati, ok? E cancellati vuol dire, caspita, devo tenere traccia, ma se tenevo i backup per un anno, due anni, tre mesi, quattro mesi, sei mesi, quanto devo tenere i dati di backup? Perché in realtà se mi servono esclusivamente per ripristinare il database in linea, posso tenere anche l'ultima versione, l'ultima settimana, e dopodiché la cancello. E quindi bisogna un attimo pensare, tant'è che potremmo anche dire no, è una fake news, quindi ok. Allora, stabiliamo con certezza in Privacy by Design per quanto conservare i dati. Verifichiamo bene quali sono i nostri RPO, cioè il Recovery Endpoint Objective, cioè fino a quanto in caso di down del nostro sistema vogliamo tornare e avere i dati disponibili. L'RTO, che è il Recovery Time Objective, cioè entro quanto dovremo ripristinare il nostro sistema in caso di disastro. E da non dimenticarsi eventuali obblighi di legge. In alcuni casi, ad esempio i dati medici, i dati amministrativi devono essere mantenuti per 10 anni. Altri dati, ad esempio gli operatori telefonici, devono mantenere i dati degli utenti che hanno chiamato un certo servizio per un paio d'anni. Quindi
va tenuto in conto anche questa parte. Stabilito questo, sappiamo che Postgres mette a disposizione, ho finito, due tipi di backup, pgdump, logico, scusate, tramite pgdump. Allora, in questo caso il pgdump genera un file in sostanza, o n file, con tutti i dati del nostro database. Ricordiamoci che sono state disabilitate le row level security policies. Allora, potremo criptare il nostro backup con una chiave pubblica. Quindi nel database dove viene effettuato il dump o nel server da cui viene lanciato il comando, memorizziamo la sola chiave pubblica, mentre la chiave privata la mettiamo dentro una cassaforte e la apriamo solamente quando ce ne sarà bisogno. Da questo punto di vista, quindi potrei fare il dump, usare OpenSSL per criptare il file che ne è appena uscito. Memorizzo il file, lo cancellerò quando sono passato un tot di tempo, però comunque continuerò ad avere il file e potrò leggerlo e ripristinarlo alla bisogna. Nel caso di backup fisico, Barman, pgbackrest che citava prima, mi citava prima Federico e altri sistemi o lì e via dicendo di backup, dove cioè andiamo a utilizzare il tar, l'archiviazione della cartella della data dir più i wall log, chiaramente migliora l'RPO. Nel caso del backup logico è disastrosa l'RPO, perché se impiego un giorno per fare il dump, chiaramente avrò i dati di un giorno prima. Però dobbiamo usare, non ci sono tante alternative, dobbiamo usare disk encryption, su Linux si può ottenere usando Lux, ed il Luke eventualmente per criptare i wall log, secondo la stessa logica di prima. Detto questo, mi taccio e se avete domande sono qua. Abbiamo tempo solo per una domanda, e comunque tra 45 minuti ci sarà la coffee break, quindi potete fare altre domande a Dennis di persona. Quindi, ok. Sì, se posso, no, tutto quello che abbiamo sentito riguarda la sicurezza logica programmata esplicitamente, eccetera, ma data leaks attraverso caratteristiche del sistema operativo, non so, buffer di IO di sistema, o altre cose ben più complicate di quelle, tipo che so, se c'è nella tech, eccetera, eccetera. Quelli fanno parte, secondo voi, dell'attività di uno che si occupa dei database o fanno parte di qualcuno che si occupa di infrastruttura o entrambe le cose o sono le due? Ad esempio nel caso del cloud è responsabilità di AWS, perché il problema sta nel server fisico, nei processori utilizzati da AWS piuttosto che da un altro fornitore, ok? Quindi io oggi mi sono concentrato solo sulla parte database e il database administrator deve essere bravo a fare solo la parte di database. La parte fisica ci sono, cioè, ha anche altre problematiche. Ci sono le normative? Che sappia non ci sono normative a riguardo, ok. Però c'è la normativa degli amministratori di sistema, però è un altro discorso. Grazie Dennis.